Amici 22, la confessione a Verissimo di Bravi e Giuseppe Giuffrè, siamo fidanzati. Hanno suscitato curiosità i tre giudici di Amici, Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giuffrè. Ospiti di Verissimo. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanina è emerso che il cantante e il ballerino sono felicemente fidanzati. A stuzzicarli è stato Malgioglio che ha fatto ammettere ai due giovani verità inaspettate, suggerendo loro di essere meno riservati. Quella che era iniziata come una conversazione goliardica è terminata con due scoop. La padrona di casa Silvia Toffanin, alquanto divertita della piega presa dall'ospitata, alla fine ha ringraziato Cristiano visto che ci ha pensato lui a fare l'indagatore del cuore. Aurora Ramazzotti, pancione sempre più grosso, la reazione del gatto Saba infiamma i fan. Diletta Leotta, la prima foto con il pancino in riva al mare. Pioggia di like e commenti. Io ho il coraggio di dire le cose, loro no, sbotta Malgioglio, che poi continua a punzecchiare i colleghi, io sono sconvolto perché dicono che non hanno storie. Dovete dirlo. Ed ecco che, inaspettatamente, interviene Michele Bravi, che ha lasciato intendere a chiare lettere di avere una love story, ti faccio contento, io di solito pubblico sempre canzoni tristissime su storie che finiscono. Ora è un po' che non pubblico canzoni. Malgioglio soddisfatto della missione e poi tornato a mettere sotto torchio Giuffrè, rivelando di averlo udito parlare in modo romantico al telefono, l'altro giorno lui parlava in inglese. Da quel poco che ho capito, ho compreso che ha una storia d'amore. Non so se a Los Angeles, a New York o Londra, ma ce l'ha. A questo punto il danzatore è capitolato, confermando che c'ho una persona nella sua vita, sì. Ho una storia, a Los Angeles. E subito attacca Malgioglio, ecco siamo tutti e tre impegnati strappando così confidenze sentimentali ai suoi due compagni di avventura ad Amici. Grande Cristiano, alla fine mi hai aiutata, ha detto Silvia Toffanin, che ha invitato ad accogliere singolarmente i tre giudici per un'intervista più approfondita sui loro affari di cuore. Il giudice di Amici è dichiaratamente gay, ma molto riservato. In passato ha avuto una relazione negli States con il ballerino Adam Vesperman, famoso per aver vestito i panni di Billy Elliot nel musical omonimo. Fino ad oggi non si sapeva se avesse un partner. Chi sarà il misterioso compagno? Crestine pentru tine, fi egoista, liniștici, eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic ca vestul, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestul. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, Maxi, Ghespe, chimie, rimarul, Spike, buia, si șoapă. Grasul nimeni altul, del vede sau carbo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să cresc, cresc. Ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât